Russo vi saluta per questo appuntamento conclusivo con Gloria Bardi, indipendente per le europee nell'Italia dei Valori. Parliamo oggi di una tematica che l'Italia dei Valori, con grande vigore, diciamo, nei confronti della quale l'Italia dei Valori ha una sua posizione ben precisa, quella dell'immigrazione e della sicurezza. Questo è il problema. In questo Di Pietro, che solitamente viene accusato di essere un sinistrosso, sembrerebbe invece piuttosto destrosso, se destra e sinistra vogliono provare qualcosa. Beh, io trovo che già l'associazione di questi due temi, che tu giustamente hai fatto, perché viene fatta nel linguaggio politico normalmente, sia un pochino da rivedere, nel senso che tende a identificare immediatamente questi due problemi, come se l'unica minaccia alla sicurezza fosse l'immigrazione. Allora, l'immigrazione è prima di tutto una risorsa, ovviamente che deve essere governata. Governata non significa né castigata, né ridotta e gestita, creando situazioni degradanti a livello umano, secondo quante erano le ultime intenzioni del governo, come quella dei medici spia, come quella relativa al mantenimento nei campi per un periodo superiore a quello previsto. L'Europa, il commissariato europeo ci ha bacchettati nuovamente di recente per le nostre politiche degradanti rispetto all'umanità degli immigrati. Non è la prima volta che questo avviene e quindi evidentemente la prassi italiana è una prassi peggiore dal punto di vista umano di quelle di altri paesi europei, che non mi sembrano affatto paesi con la nord o cose di questo genere. Quindi la sicurezza è anche quella che può derivare da un certo tipo di microcriminalità, che non esclude altri tipi di microcriminalità, tutti italiani e tutti di casa nostra. Dobbiamo sviluppare una politica, ecco il femminile, dell'accoglienza intelligente, dell'accoglienza responsabile, programmata e gestita, non buttata allo sbaraglio. Secondo me molto importante proprio la mediazione femminile, quindi le donne che accolgono donne, no? Donne che molto spesso si inseriscono molto virtuosamente nella nostra realtà, con professioni di cura come la badante, eccetera, che sono professioni essenziali, importanti, anche proprio dal punto di vista dei valori che mettono in gioco. La sicurezza è anche e forse soprattutto altro, no? Quando noi vediamo quello che è accaduto in Abruzzo, ci rendiamo conto che la sicurezza non c'è, indipendentemente da quella che non è la microcriminalità o di quel tipo di microcriminalità che può essere legato all'immigrazione. Quindi la sicurezza è il fatto che bisogna evitare il numero enorme, abnorme di morti bianche in Italia, no? Quante persone muoiono per una cattiva tutela della sicurezza nei posti di lavoro, quante persone sono morte in Abruzzo? Allora vediamo, contiamo anche i morti e vediamo che cosa significa sicurezza ed affrontiamola non in maniera castigante o razzista, ma in maniera veramente positiva e propositiva. Bene, ringraziamo Gloria Bardi per questa sua testimonianza e auguriamo in bocca al lupo per la sua elezione europea e speriamo di averla con noi gradita ospite in futuro per problematiche sia locali sia europee, visto che Europa come Unione Europea e politica invece dell'Europa delle città sono molto legate. Grazie. Arrivederci.